Anche in America, a Dallas, ho fatto diverse cose, insomma, diverse cose ho fatto. Senta, Don Luigi, In Germania. questi quadri sono un po' lavorati con acquerello, olio. Acquerello e soprattutto acquerello, ma anche olio. Poi c'è stato un periodo dove facevo disegni, perché ho fatto architettura, quindi mi sono mangiato le matite prima di riuscire a fare quello che si poteva fare, insomma. Io la definirei più che una galleria, perché c'è un'infinità di roba, di lavoro fatto da lei in parecchi anni, naturalmente, non è cosa da poco. Chiaro, sì, ho lavorato sempre, insomma, perché ho un posto, possiamo dire, dove ho sviluppato tutto quello che si poteva fare, insomma. Vogliamo dare un'occhiata più o meno a qualche quadro suo, partendo proprio da questo qui dove la telecamera ci può raffigurare. Ecco, si può riprendere questo che rappresenta un fiore. Sì, questo è un agave, è una pianta, possiamo dire. E poi ci sono Ecco, piccole vediamo. cose e grandi Non cose. direi piccole cose perché sono delle grandi cose, sono delle opere bellissime e naturalmente queste sono figure, Acquerelli, questo è acquerelli. acquerello, molto spinto dal punto di vista dell'acquerello, perché non sempre riesce questa dimensione, come se fosse un'aggiunta di diversi disegni, possiamo dire, appuntate, è vero. È un quadro veramente molto bello, ma ce ne sono. Alcune di queste cose, per esempio la parte sacra, sono tutti pezzi fatti per insegnare come si devono fare delle volenze del disegno delle cose. Ne vediamo un altro di quadro, secondo me sarà come grandezza 70-100, no? Più o meno, Più o meno è questo. sì. È Questo rappresenta questo qui. un frate, è un frate, un ambiente del convento, insomma, conviviale. È molto bello come ambiente. E io vorrei non dire vedere. Perché la parola non riesce a descrivere le cose, insomma. Mi sono un mare di fiori, di appunti. Io direi che questa galleria, ecco, bisognerebbe visitarla perché naturalmente anche per televisione, tutto ciò che c'è qui, tutto quello che c'è non è certamente visibile e allora bisognerebbe proprio per gli appassionati di pittura venire in loco e quindi rendersi conto del valore, della bellezza proprio di questi acquerelli che fanno gola un po' a tutti, naturalmente. Oggi le cose stanno un po' economicamente un po' malucce perché di soldi ce ne sono pochi e quindi la gente forse è anche un po' negata a comprare. Purtroppo è così. Ma intanto cerchiamo di, nonostante tutto, continuare a fare qualcosa, perché se no si esce. Certo, la passione c'è sempre, rimane perché È il gusto, è il chi è gusto. artista muore artista naturalmente.
è un modo di essere, possiamo dire, e anche di dividere, insomma, l'ambiente particolare, Ischia, Foriglio. Quando è stato a Napoli, è stato accettato bene, diciamo, sì. Come pittore. Sì, ma io ho avuto un lancio, perché c'è stata una persona che mi ha, come avesse avuto un input, è vero, per un'entrata, è vero. Ma io ero molto interessato in tutto, alla musica, quindi c'era è tutto l'ambiente dell'arte, è vero, ecco. Quindi ho fatto di tutto, ho fatto canto, mi interessava. Insomma, certo livello, un artista completo, diciamo. Perlomeno con interesse, è vero. Che poi il risultato non l'ho voluto dire, perché non era nemmeno nel mio cosa dire una cosa al di là della competenza, è vero. Ho cercato di fare quello che potevo. Tanto, effettivamente è così, perché evidentemente l'ho fatto per passione, perché ormai è radicato il modo di essere. Infatti si vede, si nota benissimo, perché la galleria è sempre aperta e il lavoro è sempre continuo. Il pittore non si ferma qui, continua sempre, anche se la vendita è scarsa, quindi non c'entra assolutamente niente. Per fare di lavori giù al piano, che fa impressione, io dico. Questa è una parte. È una parte. Senta, però quello che non vedo, non per carità, noi sappiamo che sull'isola ci sono tantissimi monumenti, tantissime belle cose. Io qui dell'isola vedo poco, forse ce l'ha di sopra, per esempio il Soccorso, il Torrione di Forio. Abbiamo qualche piccola cosa, no? Sì, per esempio qua ci sta qua. Vogliamo darci un occhio? Sì. Sant'Angelo, cose. Quindi sono tutti. Sì. Una specie di appunti mentali che ci sono. Certo. Un mare di processioni ce ne stanno a tutti i livelli. Barche, quante ne volete. Facoltà, l'interesse, il piacere di vedere, non mi è riuscito, l'ho rifatto, l'ho rivisto, insomma, pennello, penna, era una cosa, un discorso continuo, non era non tanto per giocare, era perché mi piaceva, perché era veramente un interesse. È un lavoro fatto da un artista pittore, perché oggi di pittori ce ne sono tantissimi in giro, però naturalmente bisogna anche vedere un po' di quale stoffa. Ho studiato moltissimo architettura, quindi Gaudì, cose, tutto quello che era inerente all'arte dal punto di vista dell'architettura, dei disegni, è roba mia. Bene. Zenbi, quindi c'era tutto un discorso al di là e alle spalle degli interessi che ci sono, è vero. Quindi noi vogliamo concludere, se la telecamera ha finito di inquadrare un po' tutto quello che c'è. Naturalmente non si può nemmeno inquadrare, non si può neanche far vedere bene, ma ad ogni modo
per, ripeto sempre, per gli appassionati di pittura, ricordatevi che c'è questo pittore a Forio che veramente vale la pena di venire qui a trovarlo e vedere da vicino tutte queste opere che sono veramente meravigliose. E naturalmente, come abbiamo già accennato prima, c'è il quadro che a gente piace in olio, e c'è in acquerello, e c'è a matita, e c'è tutto ciò che può piacere, si può trovare qui in questa galleria di Forio di Gianluigi Verde. Cercate così anche per curiosità, non per comprare, anche solo per vedere. Sappiamo oggi proprio che tutte le gallerie a Napoli, nelle varie città, sono aperte al pubblico, e quindi questa potrebbe essere anche una di queste gallerie, forse non come tipo Napoli, ma ad ogni modo c'è tanta roba bellissima da poter vedere. E noi con questo possiamo ringraziare il pittore, l'artista, facendogli tanti auguri e sempre un miglior lavoro, no, non migliore, perché oramai si sa qual è la mano di Gianluigi Verde. Siete voi che siete gentili. No, è così, perché non, di fronte al bello non si può dire che una cosa è brutta, quindi tutti quadri bellissimi da, ripeto, da vedere, da ammirare, anche senza comprare. L'importante è venire qui e gustarsi queste bellezze, perché ce ne sono veramente tante.